hope you've all enjoyed our program this morning. But before you leave, I'd like you to step inside one more world for Nintendo GameCube. Bentornati alla zona di Zave, che sono io sono Mattia, e come ogni altro appuntamento con questa videorubrica vi parlerò in primis di una questione di attualità di questi giorni, dopodiché vi spiego e vi illustro brevemente un gioco che sto provando sempre in questi giorni, e infine, come ormai tradizione, ripesco una chicca dal passato, dalle librerie qua dietro, e ve ne parlo anche in questo caso abbastanza brevemente, quindi non aspettiamo altro. E andiamo a cominciare. Please. Ladies and gentlemen, Miyamoto-san. Allora, l'argomento che voglio trattare di questi giorni è abbastanza prevedibilmente l'E3. Non è un annuncio in particolare, una notizia vera e propria che è uscita, ma il concetto stesso delle notizie, dei leak, delle infiltrazioni, anzi delle uscite incontrollate di annunci, esistenza di giochi e tutto ciò che potrebbe o che forse succederà per davvero a Los Angeles settimana prossima, prima del tempo, cioè appunto in questi giorni. Perché? Perché insomma, la domanda che vi faccio è se vi fa piacere che ci siano tutte queste notizie che escono prima del dovuto, o se vi piacerebbe di più arrivare completamente all'oscuro di tutto ai giorni delle conferenze di PlayStation, di Nintendo, di Microsoft, di Square Enix, quest'anno di Bethesda, di Electronic Arts, di Ubisoft, e poi ovviamente a tutto quello che proveremo noi al Convention Center di Los Angeles, e che vi riporteremo come sempre con le nostre dirette, gli articoli, tutto quanto sulle pagine di GN Italia. Lo dico perché ovviamente facendo questo lavoro siamo abbastanza bombardati di anticipazioni nelle settimane immediatamente prima della partenza per Los Angeles, perché è ormai ovvio che succeda così, nel senso che noi dobbiamo fissare tutti gli appuntamenti per quello che vedremo al Convention Center, e succede anche che ci diano degli appuntamenti quindi per dei giochi non ancora annunciati. Ora, nella stragrande maggioranza dei casi, per esempio, parliamo con faccio un nome completamente a caso, Activision piuttosto che Capcom, piuttosto che la stessa Square Enix, e ci dicono: beh, un bel appuntamento mercoledì 13 alle 11 nella meeting room tal dei tali, vi faremo vedere, potete provare oppure potete intervistare qualcuno a riguardo di un gioco non annunciato, e ci dicono proprio un gioco non annunciato. E vabbè, allora lì partono un po' i nostri toto gioco interni, ma non ne sappiamo di più. Altre volte invece va detto che ci viene anticipato proprio di che cosa si tratterà, e poi non vanno dimenticati i press tour dei giorni immediatamente precedenti alla partenza, questi in cui magari proviamo già effettivamente dei titoli che saranno presenti alle 3, e infatti poi gli articoli che nascono da queste prove hanno come embargo la scadenza dell'embargo proprio i giorni della fiera di Los Angeles, quindi sembra che l'abbiamo provati là, ma in effetti l'abbiamo provati prima. Questo viene fatto anche per dare maggior tempo a noi di lavorare sugli articoli, c'è più spazio per chi ci invita per farci vedere con calma, tranquillità e per più ore un gioco che invece magari andrebbe presentato a Los Angeles solo per una ventina di minuti, mezz'ora, un'ora. Però vabbè, devo dire che personalmente un po' mi spiace, perché è giusto che succeda, però questa cosa, tutti questi fatti aggiunti poi ai mega leak quest'anno per esempio di Walmart, che è riuscito più o meno a far venire fuori, non dico tutto, però insomma tante notizie prima del dovuto, un po' mi spiace, perché mi piace ancora l'idea di arrivare se non totalmente all'oscuro, comunque con ancora tantissima, la maggior parte da scoprire a Los Angeles. Dubito che ovviamente sappiamo già oggi buona parte di quello che succederà alle 3, però qualcosa è già uscito, un po' mi dispiace, mi piacerebbe anche riviverlo come si faceva una decina, 15 anni fa,
in cui gli appuntamenti praticamente non esistevano, si provava tutto sullo show floor, quindi non c'erano queste anticipazioni, internet era meno abile, meno abituata, forse anche un filo meno frequentata, quindi diventava più complicato andare a scovare prima quello che succedeva, e allora era più un andare veramente al buio e lasciarsi sorprendere. Quindi vabbè, questa è un po' una lamentela da primo mondo, come direbbe qualcuno giustamente, però fatemi sapere come invece la vivete voi nei commenti qua sotto, cioè se preferite sapere qualcosa prima o se invece vi piacerebbe proprio non sapere niente di niente. Aspetto i vostri commenti qua sotto. Il gioco che sto provando invece è Onrush, il nuovo titolo di guida prettamente arcade realizzato da Codemasters, da parte di un team di sviluppo composto in buona parte da Evolution Studios, il team che si era occupato di Drive Club e MotorStorm, e proprio MotorStorm è il gioco a cui si rifà più chiaramente Onrush, che sarà disponibile dall'8 giugno su PlayStation 4 e Xbox One, poi più avanti anche su PC. La nostra recensione arriverà a brevissimo, ma devo dire per intanto che sono un po' di giorni che sto provando la versione completa dopo la beta che era stata organizzata qualche settimana fa. Mi sto divertendo tantissimo, come già mi ero divertito durante la prova in anteprima più o meno un mese fa, esatto, anzi era il 10 di maggio se ricordo bene. Ci sto giocando su PlayStation 4 liscia, per così dire, e PlayStation 4 Pro. Il gioco, per chi non lo sapesse, è un gioco di guida arcade molto ignorante, ma in cui il focus non è arrivare primi in fondo al tracciato, ma combattere con tutte le altre macchine in gara. Si gioca infatti principalmente in multiplayer, in squadre di 6 contro 6, se va bene. In realtà sono sempre 6 contro 6, anche perché se non ci sono abbastanza giocatori umani ci sono i bot, e poi ci sono tanti altri piccoli bot che invece non controllano le vetture proprio nemiche, antagoniste, ma semplicemente fungono da carne da cannone, per così dire, un po' come i soldati finti di Titanfall quando si va in giro e li si ammazza per alzare il bonus, caricare le varie barre, insomma in questo caso caricare il turbo. Onrush mi sta piacendo particolarmente, così come già era successo nella beta e nella fase anteprima, perché è frenetico, è molto molto spettacolare ed è molto, molto divertente, è proprio azzeccato il sistema di guida, il sistema fisico, è azzeccato il ritmo, quindi non vedo l'ora di potervene parlare più approfonditamente nella recensione, che però è davvero imminente, quindi non dovrete attendere chissà quanto. Ho un po' la sensazione che il gioco non sia esattamente al centro dell'attenzione di tanti, ma invece è sbagliato, perché Onrush è veramente molto 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 promettente, e se continua così è uno dei giochi che rischia di diventare, ma lo vedremo con la recensione, uno dei miei titoli preferiti di quest'anno. Quindi ci vediamo con Onrush, con la recensione completa, nei prossimi giorni qua su IGN. Be afraid, be very afraid. One life-sucking Metroid survived the first Metroid adventure, and it's multiplying rapidly. You must help Samus save the universe again. Per il gioco pescato dal passato, quest'anno ho scelto un piccolo classico che forse non è stato a lungo un classico, però appartiene sicuramente a una saga molto importante e che, per ricollegarsi alla questione delle tre, ci aspettiamo, speriamo di ritrovare proprio a Los Angeles nell'appuntamento ormai tradizionale anche in questo caso con Nintendo, perché sto parlando di Metroid 2 Return of Samus. Questo è il gioco originale nella sua edizione giapponese per Game Boy. L'anno, se ricordo bene, è il 91, esattamente, c'è scritto anche qua sotto, non si vede bene, è il 91. Ovviamente alle 3 speriamo che Nintendo ci faccia sapere qualcosa di più di Metroid Prime 4. Queste sono le piccole confezioni, per l'appunto, giapponesi del Game Boy, molto carine, quadratine, con il loro riquadro del gioco. Oltretutto, come probabilmente saprete, Metroid 2 Return of Samus è stato oggetto di una sorta di remake, anzi un vero e proprio remake, per Nintendo 3DS poco meno di un anno fa, era l'autunno del 2017, sviluppato da il team spagnolo
che si era già occupato di Castlevania Lords of the Shadow e che adesso si sta occupando di Broken Planet, Riders of the Broken Planet, Mercury Steam, e questo è ovviamente Metroid 2 Return of Samus, l'originale con la sua confezione classicissima dei giochi del Game Boy, la cartuccia, e questo è quanto. Questa è una delle ultime, degli ultimi innesti nella mia piccola collezione qua dietro. A questo punto mi mancherebbe solo Metroid Fusion per Game Boy Advance per avere tutti i giochi di Metroid, Metroid Fusion che avevo e non so dove sia, dove diavolo sia finito. Oltretutto avevo anche quello, la versione giapponese, se mi ricordo bene. Boh, tra un trasloco e l'altro deve essere andato maledettamente perso. Questo è il dolcissimo manuale di istruzioni. Questa, come potete immaginare, è una versione che ho comprato usata, perché nel 91 non potevo comprare giochi giapponesi per Game Boy, sinceramente non ero ancora all'altezza del compito. Un manuale molto carino, pieno di illustrazioni colorati. Il gioco è bello, ma un po' diverso dal primo Metroid, che era stato pubblicato, ricordiamolo, su Famicom Disk in Giappone e poi su normale cartuccia nel resto del mondo. È un gioco con un'esplorazione differente, un po' meno, evidente, è più guidata, meno libera, ecco, mettiamola così, più a progressione, non dico normale, rispetto ai giochi lineari, però non è neanche così aperto come un Metroidvania, come si suol dire, perché nasce proprio dal concetto di Metroid, poi anche applicato a Castlevania, Symphony of the Night, ma ci stiamo dilungando. È esattamente la stessa cosa che è successa poi nel remake su Nintendo 3DS, un gioco un po' differente in cui si vanno a pescare, a catturare tutti questi Metroid fuggiti al controllo, e volta per volta bisogna addentrarsi nell'ennesimo pianeta, nell'ennesima avventura che ha come protagonista la cacciatrice Samus Aran, e che speriamo quindi di ritrovare in perfetta forma con Metroid Prime 4, già annunciato su Switch, ma di cui non si è più visto niente negli ultimi 12 mesi, e quindi aspettiamo le 3 per sapere se questo richiamo ha avuto senso in questa puntata o meno. Grazie. Per questa puntata della zona di Zave o di Zavè è tutto, noi ci rivediamo nella prossima puntata, ovviamente, non so dirvi esattamente quando sarà, perché ovviamente settimana prossima saremo tutti via per le 3, quindi avrete molto altro da vedere in diretta e soprattutto non solo la mia faccia, e quindi poi al ritorno da Los Angeles tornerà anche questo appuntamento, che spero continui a essere interessante. E se non lo trovate abbastanza interessante, ditemi come dovrei migliorarlo, sempre nei commenti qua sotto. Ciao a tutti e grazie.